Edoardo Tavassi ai ferri corti con Daniele Dal Moro. Qualcosa dentro il GF VIP 7 sembra essersi rotto. Per il fratello di Gwendalina non è un bel momento. Finito sotto i riflettori per il comportamento tenuto nei confronti di Nicole in Corvaia. Per chi non avesse seguito il programma nelle scorse ore, la ragazza ha avuto un crollo emotivo e ha deciso di rifugiarsi all'interno del confessionale per sfogarsi presumibilmente con gli autori della trasmissione di Canale 5. E a quel punto, come si è potuto evincere dalle immagini, Edoardo ha ascoltato la conversazione mettendosi ad origliare all'esterno del confessionale e gli utenti lo hanno criticato aspramente. Come scritto dal sito Blasting News. Era simpatico. Ora solo un buffone e patetico che vuole far ridere. Ma con scarsi risultati, davvero penoso, e comunque non sarà mai all'altezza di sua sorella Gwendalina. Dopo questa scena ha perso 5.000 punti. Che delusione! GF VIP 7. Edoardo Tavassi imita Daniele. L'ex UED reagisce male. Ma non è finita qui. Subito dopo la lite, Tavassi ha cercato un nuovo confronto con Antonella ed Edoardo Donnamaria. Io sto nel van da solo e comunque con lei inizia ad esserci una complicità. Stasera stai con me e vabbè, ha detto sì. Se io adesso vado a lavare i piatti e quando finisco ti trovo sotto le coperte in camera, è evidente che te non hai voglia. Perché devo essere sempre io a chiedere? Lei non me lo dice mai che vuole stare con me la sera. Tra Edoardo e Nicole per ora la situazione è congelata. Al contrario di quanto sembra essere successo con Daniele Dal Moro. Il gioco delle imitazioni è finito male. L'esibizione di Tavassi è diventata virale, in particolare su Twitter. Non è mancata tuttavia la reazione dell'ex tronista di Uomini e Donne, che non sembrerebbe aver preso bene l'imitazione del fratello di Gwendalina. Daniele è impassibile allo scherzo. Daniele ha dimostrato più volte il suo carattere e di non gradire troppo alcuni atteggiamenti, come nel caso di Donnamaria e Fiordelisi. A Nicole aveva rivelato, giusto per fartelo sapere, quando parlavamo del discorso di ieri ed eri qua con lei. Ti faccio un esempio. Io dormo accanto a loro e quindi li sento. Stanotte Edoardo e Antonella avranno fatto 2 ore a sparlare di tutti.